Se seguite il mio canale da un po', non serve che io vi ripeta per l'ennesima volta quanto ho adorato Life is Strange. Nel video delle prime impressioni vi ho già specificato come, quando esce un gioco di Dontnod, cioè gli sviluppatori di Life is Strange, io subito drizzo le orecchie e lo voglio giocare. Bene, l'ho fatto. Ora, va tutto bene? È stata positiva? È una bella storia. Ma ne parliamo meglio, dopo la sigla. Salve a tutti ragazzi, bentrovati su Crystal Cross Gaming. Allora, è arrivato il momento. Non ci è voluto poi così tanto perché questo gioco è diviso in capitoli e quindi normalmente questo si associa al fatto di doverlo giocare per tipo un anno, è successo con Life is Strange 2, però invece no, stavolta solo tre capitoli a breve distanza l'uno dall'altro. Tell Me Why, ragazzi, appena finito e adesso ne possiamo parlare. Abbiamo già detto tutto durante l'introduzione, io mi sono ritrovato ad adorare questo tipo di giochi e non era assolutamente scontato. Se volete farvi due risate e vedermi veramente in crisi emotiva, andate a recuperare la mia recensione di Life is Strange fatta ormai un pochettino di tempo fa, diciamo così. Questo Tell Me Why è stato annunciato come tanti altri giochi di Dontnod che si sono succeduti nel tempo e... succeduti? L'ho detta giusta? Spero di sì. E non è l'unico, si parla anche di Twin Mirror, c'è stato Life is Strange 2, purtroppo, vabbè, no, forse sono troppo cattivo, effettivamente è stato malissimo come gioco. E quindi ragazzi, io ovviamente arrivo a questo Tell Me Why ricordandomi sempre di quanto abbia adorato Life is Strange il primo, ci butto dentro pure il prequel, va benissimo, è una gradevole aggiunta, ma anche con l'esperienza di Life is Strange 2 e del fatto che è difficile replicare una cosa così capolavoro, perché secondo me lo è. Life is Strange è un capolavoro. Mio modesto parere, sia chiaro ragazzi, ma mi ha talmente emozionato quel gioco che mi resterà nel cervello per sempre e nel cuore, ovviamente. Di che cosa parla Tell Me Why? È un gioco molto simile a Life is Strange, è un gioco proprio tantissimo narrativo, il gameplay vero e proprio non è poi così tanto. Certo, muovi il personaggio, vai un pochettino in giro, devi esplorare le cose, devi fare scelte multiple che influiscono sulla storia, però sostanzialmente siamo lì. Il tipo di gioco non è certo cambiato, ma va benissimo perché Life is Strange ha avuto un grande successo, è una formula abbastanza tipica di Dontnod, è il loro quasi marchio se vogliamo, quindi ha perfettamente senso continuare a fare dei giochi così. Ma in che cosa si differenzia rispetto a Life is Strange? Ovviamente cambia la storia ed era questo quello che volevo, una bella storia. Dalle premesse però devo ammettere che ho subito storto il naso, ho fatto male a storcere il naso, in realtà adesso ne parliamo, però ammetto di aver storto il naso. Il gioco si apre con una schermata che ti dice come questo gioco è stato realizzato insieme ad attivisti transessuali, LGBT, eccetera, tutto quanto, perché il gioco tratta di un ragazzo transessuale, ovvero una tipologia che molte persone, probabilmente alcuni non sanno neanche che esiste, cioè è una ragazza che decide di diventare ragazzo. Ok? No, mi sembra stupido specificarlo ovviamente, però alcuni magari non lo sanno che non ci sono soltanto le donne transessuali, ma può succedere anche il contrario, d'accordo? Quando c'è questa premessa qua e quando ci sono questo tipo di temi, io purtroppo sono uno di quelli che tende a mettersi un pochettino in allarme, perché è capitato fin troppo spesso negli ultimi anni che temi del genere, per volontà di inclusività o cose del genere, siano stati infilati a forza dentro i videogiochi in maniera impropria e non coerente con il tipo di arte narrativa e di game design che il gioco avrebbe invece richiesto. Ora, c'è da dire che questa volta ci sono proprio partiti con l'intenzione. D'accordo? Quindi, ho storto il naso, però ovviamente mai fasciarsi la testa prima di essersela rotta, si parla di Dontnod, sono bravi a scrivere le storie, andiamo avanti. E devo dirvi la sincera verità, ragazzi. La storia è meno scontata di quanto immaginassi. Anche le figure che tu percepisci esserti messe davanti come figure negative, l'ubriacone un pochettino ignorantello di paese, la signora di mezza età religiosa che fa difficoltà ad accettare questo tipo
di scelte di vita individuali, diciamo così, è un termine mega improprio, lo so, è anche brutto a dire la verità, però sto cercando di dirlo dal suo punto di vista, ovviamente. E invece questi personaggi che si susseguono col passare del tempo non sono affatto disegnati in maniera come delle macchiette, non sono dei personaggi stereotipati, non lo sono affatto, hanno una loro evoluzione e il gioco te li fa conoscere. E fin dal primo momento mi sono ritrovato ad avere una certa simpatia anche per queste persone che sono magari un pochettino arretrate come modo di pensiero, come pensiero, ma non le percepisci come cattive persone. Magari fanno un po' di difficoltà, magari non le sanno proprio certe cose, magari è un mondo a loro un pochettino estraneo, e ritrovarsi davanti un ragazzo adulto dopo che loro si ricordano le due bambine è effettivamente una cosa che dal gioco viene descritta piuttosto bene, devo dire. Quindi io da questo davvero niente da dire. Anzi, mi sono sorpreso del fatto che le cose siano state descritte in maniera non stereotipata, ma con una certa cura. Il tema è quelle che erano due sorelle, e adesso sono una sorella e un fratello, che dopo un evento veramente tanto tragico devono fare i conti un pochettino con il loro passato. Nel vendere la casa in cui sono cresciuti si ritrovano in una sorta di vortice, una sorta di tana del bianconiglio in cui continuano a scoprire cose che si rivelano essere generatrici di ricordi reali che sono molto diversi da quelli che loro avevano originariamente. Tradotto, la cosa non è come se la ricordavano. E quello che ti sembra essere abbastanza chiaro all'inizio del gioco, verso la fine vi garantisco che non lo è più. Ovviamente, ci sono un po' di cose da dire, ma partiamo da questo. Questa storia qui è basata tutta sul ricordo. È basata tutta sul percorso di questi due, fratello e sorella, che cercano di fare chiarezza. Cercano la verità sul loro passato e la vendita della casa è soltanto l'occasione per affrontare il proprio passato. E devo stare molto attento a quello che vi dico perché non voglio spoilerarvi troppe cose. Qualcuna dovrò farlo, ragazzi, per parlare un pochettino della trama. Magari capiterà, quindi attenzione se volete giocare il gioco o non avete visto la serie, a proposito che è sul secondo canale, andatela a recuperare. Se volete, per quando è uscita questa recensione, in questi casi credo che la serie sia stata già completata, però comunque se non lo è veramente cosa da poco, anzi, però facendo i conti, dovrebbe essere completata, quindi la trovate completa sul secondo canale. La storia evolve così. Quello che si ricordavano loro non sembra riportare. Ci sono delle cose che fanno molto dubitare della veridicità di quello che i ragazzi si ricordavano, vogliono scavare di più e scoprono tante cose che mettono in crisi molte delle cose che pensavano e mettono in crisi proprio i ragazzi stessi. Loro si servono, come è tipico di Life is Strange, di un potere paranormale. Loro sono telepatici. Ovvero possono sentire pensieri l'uno dell'altro, possono visualizzare i ricordi, ciò che pensano lo possono visualizzare e i ricordi tra i due ragazzi non si sommano esattamente, cioè non si sovrappongono esattamente. Una si ricorda le cose in un certo modo, un altro se le ricorda in un altro. Ed è anche un'occasione per fare delle scelte multiple. Perciò, immaginatevi una storia in cui si va avanti a scoprire cose differenti da come te le ricordavi e grosse rivelazioni, piccole tragedie, grossi problemi ad affrontare la verità e cose che non è facile digerire, eccetera, eccetera. Adesso, posso dirvi sinceramente che la storia non mi è dispiaciuta. È un gioco breve, sono soltanto 3 capitoli, l'ho finito in una decina di puntate, perciò non ha la durata di Life is Strange, neanche morto. Ma va benissimo così, non è un problema, è una storia più breve, più concisa, se vogliamo, va benissimo, costa anche poco il gioco comunque, e io l'ho giocato con il Game Pass, quindi non l'ho neanche pagato, ma anche comprarlo nuovo io credo che costi una ventina d'euro, qualcosa del genere, potrei sbagliarmi, ma comunque non è certo un prezzo pieno, sono poche ore.
questo gioco qua. Diviso in capitoli, ma adesso non mi importa più perché sono tutti quanti usciti. Sono usciti, io detesto i capitoli, ragazzi, l'ho detto già nel video delle prime impressioni, non serve che ripeto questa cosa, però se non altro i capitoli erano soltanto 3 invece dei 5 a cui ci ha abituato Life is Strange e erano molto vicini l'uno all'altro e quindi a distanza di 10 giorni l'uno dall'altro sono tutti quanti usciti, quindi bene così in fondo, può anche andare così. La storia non è male, ragazzi, è gradevole. Ti dà dei momenti in cui rimani effettivamente sbigottito, ci sono tante cose che ti fanno dire ok, intrigante, interessante. Quindi posso sinceramente dirvi che non sono rimasto deluso. Da qui a dire però che è una storia che mi ha veramente tanto preso, un po' ce ne passa. Vuol dire che, ancora una volta, devo tristemente dirvi, e lo so che potrebbe essere un paragone poco giusto se vogliamo, ma dannazione, sono anche gli stessi sviluppatori, va bene che quello è il loro capolavoro, ma come si fa comunque a non fare un minimo di confronto? E beh, ragazzi, no, non ci siamo, non siamo a livello di storia del primo Life is Strange, non siamo neanche a livello di atmosfera del primo Life is Strange, siamo a livello di continuiamo a raccontare delle storie ma non sono belle come le sapevamo raccontare una volta. Forse così è un po' drastico, però non vorrei darvi l'impressione che la storia sia brutta. La storia è gradevole e posso dirvi che questo gioco io vi consiglio di giocarlo, se amate le storie, se amate questo tipo di giochi. Ma allo stesso tempo devo mettervi in guardia, non aspettatevi un capolavoro. È una storia gradevole che ti fa molto piacere seguire, che non capisci dove vada a parare, continui ad avere dei dubbi dalla prima ora di gioco fino all'ultima e vengono fugati soltanto alla fine, quindi bene così. Almeno a me è capitata questa cosa tantissimo. Ma attenzione che non è una di quelle cose che vi rimarrà impressa nel cervello per sempre, forever and ever, come per me è stato il primo Life is Strange. No, ragazzi, non ci siamo, non parliamoci chiaro, no, non ci siamo, non siamo a quel livello là, secondo me. Storia bellina, ma niente di più. Forse anche questa era un po' drastica, magari un pochettino di più di quello che vi ho appena detto negli ultimi 6 secondi, ma io credo che abbiate capito che cosa intendo. Bene. La seconda cosa che voglio dirvi, io potrei concludere qua la recensione perché tutto sommato non c'è poi così tanto da dire su un gioco breve su cui non vi posso dire chissà che perché non ve lo voglio spoilerare, ma una cosa voglio dirvela, una cosa che vi ho già detto nelle prime impressioni perché era evidente già da lì ed è assolutamente, ora che ho finito il gioco, una cosa che vi confermo al 100%, anzi voglio rimarcarla ancora di più. Dontnod, devi migliorare il comparto tecnico delle animazioni, soprattutto le animazioni facciali. Non possono dei personaggi con cui dovresti entrare veramente tanto in sintonia nell'anno 2020 di Nostro Signore essere dei fottuti manichini. Ci sono dei momenti in cui veramente io ho fatto un facepalm in diretta perché la regia c'era, va benissimo la regia. I personaggi sono anche disegnati bene, la caratterizzazione dell'ambiente è ottima, anche dal punto di vista tecnico, se vogliamo. È scritto bene, storia, ripeto, non mega esaltante, ma assolutamente dignitosa. Mio Dio, i personaggi, le facce, le animazioni facciali dei personaggi. Tu, Dontnod, ti prego, tutto il resto va bene. Cioè, ricordati come si scrivono delle storie ancora più belle di questa, e va bene, ne abbiamo già parlato, ma mio Dio, le espressioni facciali. Io non posso guardare un personaggio in un momento di assoluta vulnerabilità, di crisi, di dissidio interiore, in cui quello che sta dicendo dovrebbe far trasparire tutta un insieme di sentimenti travolgenti e guardare una faccia così. Mio Dio, è terribile, è terribile. È stato un problema sempre, anche del primo Life is Strange, ma il primo Life is Strange era scritto così bene che le espressioni facciali le lascio un pochettino in secondo piano e poi, onestamente, all'epoca dell'uscita di quel gioco lì, le espressioni facciali belle c'erano assolutamente, realistiche, espressive, d'accordo, e quello non era certo il top, assolutamente, anzi era indietro tecnicamente il primo Life is Strange, l'hanno detto tutti questo, vero, verissimo, confermo, ma non si può dire che ci fossero degli esempi talmente virtuosi da dire ok, questo sta veramente troppo indietro, gli manca troppo.
sentite, lo so che il paragone non è giusto, Dontnod non è certo la stessa casa di sviluppo, questo gioco non ha assolutamente lo stesso budget, ma andiamo. The Last of Us parte 2. Ma anche Resident Evil 2 Remake, se vogliamo. No, l'RE Engine. O anche tante altre cose che ha fatto Naughty Dog, ma anche altre piccole cose. Quando esistono questi giochi nel panorama videoludico, non puoi non fare un paragone, soprattutto alla luce del fatto, ed è questa la cosa finale che voglio dirvi, è che questo gioco si basa sulla storia, sulla narrativa e sulla capacità di leggere le emozioni, espressioni e di sfruttare la regia tutto intorno ai personaggi. Questo gioco dovrebbe essere una sorta di palcoscenico, teatrale. Davvero, non sto scherzando. Come fai a fargli delle espressioni facciali così? Mettono una tristezza infinita e fanno perdere tantissimo al gioco che sarebbe potuto essere incredibilmente più d'impatto ed espressivo se le espressioni facciali e la gestione delle animazioni e la realizzazione tecnica dei personaggi non fosse così non al passo coi tempi, e va bene, ma tanti altri giochi non sono al passo coi tempi da quel punto di vista, ma altri giochi non hanno tutto il gioco incentrato sui personaggi e sulla narrazione. Andiamo. Feci la stessa critica feroce a Plague Tale Innocence, non so se ve la ricordate. E ovviamente anche molto a Life is Strange, che è 2, che ha migliorato molto, ma Dontnod, devi assolutamente fare qualcosa a riguardo. Assolutamente, questo è un gap che devi assolutamente colmare, perché ne va dell'esperienza dei tuoi giochi. È troppo importante l'espressione facciale del protagonista o dei protagonisti in un gioco come questo. Non possono continuare a essere dei fottuti manichini con espressioni vuote che ti guardano in momenti assolutamente topici del gioco. Ok? Questo era sostanzialmente tutto quello che volevo dirvi, ragazzi. Forse sono stato un po' più duro di quanto pensavo che sarei stato. Spero che siate riusciti a leggere un pochettino tra le righe e vi voglio ribadire alla fine che questo non è affatto un brutto gioco, ragazzi. E se vi piace questo genere, io ve lo sto in realtà consigliando. Ma badate bene, se vi aspettate un nuovo Life is Strange e quel mare di emozioni e quella maestria nella scrittura della storia, no, raga, no, non ci siamo, no. E io continuo a sperare di rivederlo, un futuro. Il prossimo è Twin Mirror, se non sbaglio. Incrociamo le dita. Va bene, questo era davvero tutto, ragazzi. Fatemi sapere ovviamente che cosa ne pensate voi nei commenti e vi ringrazio moltissimo per aver visto questo video. Come sempre, ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto, iscrivetevi anche al secondo canale in cui c'è tutta quanta la serie di Tell Me Why e tante altre serie, seguitemi anche su Twitch e qui sotto in descrizione trovate come sempre tutti i link ai miei social e community, tutti i link per supportare il canale, link alla playlist con tutti i video della serie di Tell Me Why sul secondo canale e anche il link alla playlist con tutte quante le mie recensioni di giochi. E in ultimo, ragazzi, se volete giocarlo voi stessi, c'è il link per acquistarlo il gioco e sappiate che è un link affiliato, quindi se lo comprate tramite questo link a me arriva qualcosa, quindi aiutate, supportate moltissimo il canale. D'accordo, ragazzi? A presto!